Posso procedere? Bene, io devo consegnare un verbale a Nicola, ma non devi pagare nessuna multa. È un verbale di deliberazione della Giunta Comunale che ha oggetto riconoscimento della rilevante e meritevole attività di storico e di critico letterario al concittadino professor Nicola Fiorentino. Invece se vieni faccio una consegna istituzionale, se me lo consenti. Caso di provincia di Chieti, al professor Nicola Fiorentino, il sindaco attesta che la giunta municipale, con la deliberazione numero 32 del 6 giugno 2014, ha espresso all'illustre concittadino professor Nicola Fiorentino, nota a Casoli, 27 settembre 1933, la riconoscenza ed il plauso dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza per aver contribuito con le sue ultraventennali ricerche e le sue molteplici ed importanti pubblicazioni a dare un'inestimabile testimonianza storica delle radici di Casoli, dell'evoluzione della sua società e degli eventi vissuti dalla nostra comunità nei secoli, per aver dato lustro a livello nazionale al nome di Casoli con la sua opera di storico e di letterato, nonché per aver parimenti coltivato con successo l'attività di critico letterario, marcando con valutazioni intrise da sottile perizia e da aliti di novità in una copiosa produzione di saggi, articoli, recensioni, prefazioni di libri e pubblicazioni, i valori della poesia dialettale della nostra regione e la valenza della storia del volgare abruzzese nello sfaccettato contesto linguistico nazionale. Casoli, 7 giugno 2014. Diciamo che c'è una sorpresa anche per il nostro buon Vincenzo Rossetti. E se no non sarebbe stata una sorpresa. È un'attestazione di stima anche nei tuoi riguardi. Si esprime a Vincenzo Rossetti la profonda gratitudine dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza per il suo determinante contributo alla realizzazione e alla pubblicazione dell'opera Storia di Casoli. Ma aggiungo a che abbiamo un pensiero anche per Mario Franchetti, che è ospite tra di noi, però devo chiedervi scusa perché logisticamente non abbiamo adesso a disposizione sul palco, provvederò poi a consegnare un ricordo a tutte e tre queste straordinarie persone, che è un libro fotografico di Casoli che abbiamo come amministrazione avuto modo qualche mese fa l'opportunità di realizzarlo, e quindi faremo gradito omaggio a loro per unirlo a questo ringraziamento verbale che abbiamo prodotto. E volevo approfittare, perché non l'ho fatto all'inizio ma non perché me ne sia dimenticato, di ringraziare anche tutti i consiglieri comunali presenti, e dopo io penso questa emozionante lettura dei nomi delle persone, delle vittime civili di guerra di Casoli che ci hanno lasciato, volevo dare un'informazione pubblica ai familiari presenti, che tra l'altro ringrazio ancora una volta per la disponibilità alla concessione della pubblicazione di questi nomi su questi testi, che saranno omaggiati gratuitamente di un testo del libro della storia di Casoli. La stessa cosa
Faremo in favore dei sindaci che hanno amministrato Casoli, perché penso che, come ci hanno raccontato i relatori, hanno contribuito alla nostra storia ed è un piacere per noi poterlo fare. Quindi sono arrivati nel frattempo i 3 libri che avevamo intenzione di fare omaggio al professore, a Vincenzo, e poi se arriva anche a Mario ci teniamo, perché la nostra professoressa ha raccontato il contributo quotidiano che ha svolto nella collaborazione a Vincenzo Rossetti. Diciamo che è stato sempre mal male.